Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Mi avete chiesto di mostrare in un video tutte le missioni dei delinquenti, sia dell'epoca di Ayano sia di quella di Ryoba. Perciò cominciamo a chiedere le missioni a questi signorini, a partire da lui. Lui vorrebbe semplicemente che gli portassimo delle sigarette, mentre questo vorrebbe una bottiglia d'alcol, in particolare la bottiglia di sake nascosta nell'ufficio del preside, che si può trovare soltanto all'ora di pranzo. Okuto vorrebbe un coltello per far vedere quanto sono coraggiosa, non sa con chi ha a che fare, evidentemente. Mentre quest'altro vorrebbe che rubassi il foglio con le risposte dei compiti in aula professori. Infine, la missione del leader. Lui vuole semplicemente 100 dollari, perché sì, ecco. In realtà fare le missioni dei delinquenti non è particolarmente utile, a meno che anche voi non vogliate far parte di questo gruppetto di delinquenti. In questo modo potete intimidire le persone, obbligarle a fare quello che volete voi, ma allo stesso tempo perdereste reputazione. Ho fatto molti video in cui spiego come diventare uno delinquente, ma non è questo che dobbiamo fare oggi. Vi ricordo che se non vi ricordate le missioni, potete andare sul telefono di Ayano, prendere il tasto Task e leggere tutte le missioni che avete effettivamente scoperto. Quelle dei delinquenti si trovano tutte verso il basso. Le sigarette potrei farmele droppare direttamente da Info-chan. In questo modo avrò la vita un pochino più semplice. E lo stesso vale anche per i soldi, se volete. Anche se c'è un limite ai soldi che potete farvi arrivare. Altrimenti, se non volete chiedere le sigarette a Info-chan, vi servirà la carta d'identità fasulla, così le potete comprare da soli le sigarette, ma a quel punto non so quanto ne valga la pena, a meno che non vogliate comprare anche i manga vietati ai minori. E adesso facciamoci droppare anche un po' di soldi. Ecco, con questi soldi sono arrivata alla bellezza di 190 euro, dollari, quello che è, il che vuol dire che posso subito pagare il leader dei delinquenti, che sarà molto contento. E mentre ci sono, passo anche dalla cucina per prendere il coltello chiesto dall'altro. Per le altre due missioni invece ci vorrà un pochino più di pazienza. Allora, a lui diamo i soldi e adesso è contento. A lui diamo il coltello, così è ancora più contento. E te invece non volevi le sigarette? Sì, le voleva, adesso è contento. Notate che se vado addosso a uno dei ragazzi con cui ho fatto amicizia non mi spintona più, che può essere un vantaggio per tanti motivi. Anche se così non potete più fare a botte e non potete più rubare le armi ai delinquenti, quindi insomma, quando fate le missioni per loro fate molta attenzione a quello che fate, perché potrebbe interferire con altre dinamiche del gioco. Adesso, per rubare i compiti che ci sono in aula professori, mi devo mettere qui e aspettare le 8. E magari posso anche giocare a Flappy Birds in versione Yandere Simulator mentre aspetto. Sono le 8:15 e tutte le prof sono a far lezione, eccetto per la prof di ginnastica che ho distratto. Così ho tutto il tempo che mi serve per rubare questo foglio. Questa animazione a Yandere Dev piace tanto, l'ha usata in mille modi. Una volta preso il foglio devo portarlo a Info-chan, così mi fa le fotocopie. Ecco, in questo modo lei ve lo passa sotto la porta, il foglio che vi serve. Lo potete riprendere e ora va rimesso al proprio posto, sperando che la prof non sia già tornata. No, non è tornata, ma cercherei comunque di sbrigarmi, perché se arriva mi becca qui, per Ayano sono guai. Perfetto, tutto fatto, posso andare a lezione. E durante l'ora di pranzo il preside dovrebbe essere sparito, il che vuol dire che posso andare a rubargli la bottiglia di alcol. E la bottiglia si trova qui accanto alla sua sedia. Se volete potete rubare anche un sacco di altre cose, tipo le audiocassette fatte negli anni 80. Te beccati le tue risposte e te beccati i tuoi alcolici. E adesso mi salutano anche, che carini. Adesso abbiamo fatto amicizia con tutti i delinquenti, e questo sarebbe il primo step per far parte del loro gruppo. Adesso però voglio finire la giornata per sicurezza, per mostrarvi che voi potete tranquillamente fare la missione del delinquente che voleva i compiti in aula professori, senza per questo mettere a repentaglio i compiti nel caso li vogliate riutilizzare per incriminare qualcuna delle rivali e farla quindi espellere da scuola. Quindi fate pure amicizia con i delinquenti senza temere problemi per i metodi di eliminazione pacifici delle rivali. Adesso che abbiamo visto nel dettaglio le missioni di Ayano, passiamo al 1989 con Ryoba. E qui le cose si fanno più interessanti, perché fare amicizia con i delinquenti non ha nessuna particolare utilità, tranne per quanto riguarda un singolo delinquente. E stiamo parlando di lui, Togo Atatsuma. Anche le ragazze, purtroppo, in questa versione di Under Simulator non hanno ancora nessuna utilità per Ryoba. Ce la danno in futuro? Chi può dirlo? Vi ricordo che dal 16 aprile 2023 Yandere Dev ha rimosso l'unica missione placeholder che c'era, e al momento
momento ci sono ben 10 diverse missioni placeholder che uno studente vi può chiedere. Ovviamente queste missioni potrebbero cambiare ancora in futuro, ma intanto abbiamo queste. Questa ragazza, per esempio, vuole semplicemente che le prepariamo un pasto e a noi basta andare qui e prepararlo molto velocemente. La ragazza è contenta, chiediamo alle altre. Lei vuole che le aggiustiamo un quadro, semplicemente. Questo quadro, per la precisione, che Ryoba dipinge così legamente ma che poi resta bianco. E anche lei adesso è contenta. E se le vado addosso però mi spintona comunque, anche se mi saluta. E basta spintonare! Andiamo avanti con lei, che invece ha semplicemente bisogno di fare i compiti. E per quelli basta andare qui e farli. Ecco a lei, molto contenta l'aver aiutata. Mentre questa ragazza con il simbolo delle donne sul viso vuole semplicemente che le riprendiamo un fumetto confiscato. Al momento si tratta di missioni molto facili da fare, speriamo che Yandere Dev non decida di renderle molto più complicate in futuro. Anche lei è stata soddisfatta, me ne manca soltanto una. Questa ragazza con i capelli mezzi viola che desidera semplicemente delle fotocopie. E la fotocopiatrice è proprio qui vicino al bagno, peraltro. Ha uno strano modo di stampare le cose, Ryoba, però ok. Missione completata anche per lei, tuttavia Ryoba non può far parte del gruppo delle delinquenti, loro continuano a spintonarla quando la vedono e in realtà non c'è nessun reale beneficio nel fare amicizia con loro, che continueranno a fare un po' quello che vogliono. Al massimo l'unico vero beneficio è se magari potete convincere ad andarsene, cosa che però dal bagno non potete fare, quindi se volete ammazzare qualcuno nel bagno non potete neanche chiedere a queste ragazze di andarsene da qui, insomma alla fine. Diciamo che non serve a molto fare amicizia con le delinquenti, perciò adesso passiamo ai maschi. Lui è l'unico ragazzo di cui vale effettivamente la pena fare la missione, perché lui a quanto pare ha fatto arrabbiare una gang locale e dobbiamo parlarci alle 3:30 per andare a sconfiggere questa gente al posto suo, perché Ryoba è overpowered. Vi ricordo che questo ragazzo ha un fratello nella Yakuza che quindi ricambierà magari il favore per aver protetto il suo fratellino. Mentre ci siamo guardiamo anche le missioni degli altri ragazzi. Lui, da bravo fratello maggiore, vuole che gli ripariamo un giocattolo per il suo fratellino e vi basta andare qui e in pochi secondi Ryoba con la sua tipica animazione riesce a sistemare il giocattolo invisibile. Missione completata. Invece lui cos'è che vuole dalla vita? Lui vuole una sciarpa perché ha freddo, piccino! Anche questa è una cosa abbastanza facile da fare, basta prendere la stoffa e poi cucirla insieme. Missione completata. E adesso questo ragazzo ha una bellissima sciarpina azzurrina e mi saluta anche. Questo vuole semplicemente che gli porti qualcosa da bere. Prendiamo la bibita e portiamogliela. Infine, l'ultimo ragazzo a cui dobbiamo chiedere la missione vuole semplicemente una pasticca per il mal di testa. Per avere la pasticca basta andare dall'infermiera e lei ve la dà subito senza chiedervi spiegazioni. Grazie mille signora. Missione completata. Presto arriveranno le 3:30, ovvero il momento di finire la missione con il ragazzo affiliato con la Yakuza, ma prima di allora voglio farvi un piccolo riassunto. Le delinquenti del 1989 sono per lo più ragazze che un tempo venivano bullizzate e che si sono riunite insieme per difendersi a vicenda, mentre i ragazzi si divertono a giocare a fare i bad boys. Alcuni lo fanno per rimorchiare le ragazze, alcuni perché si divertono, insomma in realtà non sono veramente dei delinquenti, a parte lui. Per quanto invece riguarda l'epoca di Ayano, anche lì i delinquenti rappresentano semplicemente un gruppo di ragazzi che un tempo venivano bullizzati. Infatti le cicatrici che portano sul volto gliele hanno provocate proprio i loro bulli. Adesso si sono messi a fare branco apposta per difendersi, tutti protetti da Osoro, che al momento è assente per motivi disciplinari. Insomma, tutti i delinquenti dell'Academy Height, sia del passato sia del presente, hanno una backstory abbastanza interessante, ma nessuno di loro è veramente una brutta persona, sono molto peggio Musume e le sue amichette, per farsi un'idea. Adesso che sono finite le lezioni, il ragazzo mi darà appuntamento fuori da scuola, perciò aspettiamolo. Adesso che sono finite le lezioni, ignoriamo il giornalista e aspettiamo che arrivi il ragazzo a chiedere di me. Potrei anche andare a casa, ma ci tengo a fare la missione prima. Eccoti qua, andiamo, è il momento. Eccoci qua, faresti meglio ad andartene prima che... No, aspetta, vuoi veramente cercare di combattere contro quei tizi? Ma ti faranno a pezzi. E vabbè, ormai non si scappa. Eccoli che arrivano. E adesso Ryoba deve fare il suo meglio, o meglio, io devo fare il mio meglio per cercare di non farmi ammazzare, perché loro sono 5 e io sono soltanto una. Ah, bisogna togliersi ovviamente quando arrivano queste bande rosse, perché vuol dire che qualcuno vi sta per attaccare. E ogni tanto avete anche qualche super colpo molto figo. No, levati Ryoba, levati. Mi è rimasto soltanto questo tizio da sconfiggere. Penso di potercela tranquillamente fare. E ce l'ho fatta senza colpo ferire.
Vittoria! Wow, non ho mai visto niente del genere, tu non sei umana. Ma dopo questo mi sa che non avevo più problemi con quei tipi. Se non ci fossi stata tu, forse mi avrebbero ammazzato, perciò ti devo la mia vita. E non so come ripagarti, ma forse qualcuno può farlo al posto mio. Mio fratello ha dei contatti interessanti. Hai presente la strada con tutti quei negozietti di notte? Ecco, mio fratello è lì, in uno dei vicoli. E grazie ancora. La missione è completata, ho fatto amicizia con tutti i delinquenti dell'epoca di Ryoba e sono pronta per fare affari con la Yakuza. Dopo questa missione potrete accedere liberamente a tutti i servizi della Yakuza, ho sbloccato anche il mio achievement. Per cominciare avete diritto a un regalino gratuito da parte del catalogo della Yakuza. Non vi consiglio il lockpick perché ve lo potete fare da soli, la carta d'identità fasulla costa poco quindi non ve la consiglio, i narcotici sono perfetti se volete far arrestare qualcuno, il veleno letale lo potete trovare in altri modi e l'esplosivo effettivamente non potete averlo in nessun altro modo, perciò io prenderei l'esplosivo. Ok, abbiamo avuto un regalino e adesso in teoria la mafia non vuole fare più accordi con noi. Tuttavia potete insistere e dire che volete lavorare di nuovo con loro. A quel punto potete cercare di discutere di tante cose interessanti, per esempio potete convincere la mafia a rapire qualcuno al posto vostro in cambio di soldi o in cambio di gente da rapire. Queste sono le ragazze più remunerative nel caso decidiate di rapirle e poi ovviamente potete anche comprare oggetti di contrabbando. Insomma, tutto questo per aver fatto una singola missione. Ora che tutte le missioni sono completate, riassumendo, possiamo dire che c'è un solo ragazzo dei delinquenti per cui valga la pena fare una missione. In questo modo si può avere un contatto con la Yakuza. Nell'epoca di Ayano invece ha senso fare le missioni soltanto se si vuole entrare a far parte del gruppo dei delinquenti, altrimenti tutto sommato non è che serva molto. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, fatemi sapere se ci sono altri dubbi, curiosità o tutorial che desiderate dal mondo di Yandere Simulator. Grazie a tutti e alla prossima con il magico mondo di Ryoba che gira bella tranquilla per la scuola con gli amici delinquenti e Kira Eternal Love, ciao! E mi raccomando, non dimenticate di usare l'esplosivo quando serve, purché senpai si levi, senpai levati, senpai levati, senpai levati gentilmente, senpai si è elevato.